questo credito temporale. Grazie a tutti, Ignazio Marino. Buonasera a tutti, innanzitutto e grazie di essere così tanti, insomma, davvero per me è un piacere essere qui questa sera con voi e grazie per tutto il sostegno, perché insomma è chiaro che le parole di Eugenio sono assolutamente vere, abbiamo vinto, ha vinto Nicola Zingaretti, ho vinto io, ma in realtà chi ha vinto siete voi, un applauso lo meritate a voi stessi, al fatto che avete permesso questo cambiamento, adesso a noi spetta di attuare le nostre promesse. Allora, veramente grazie a tutti di essere qui a questa nuova edizione della Festa Democratica dell'Unità e io voglio ringraziare tutti coloro che in questa festa ci hanno creduto. Per esempio, se fate le primarie, chi vince le primarie è il segretario del partito oppure può essere anche il candidato premier per il nostro partito. Io penso davvero, mi dispiace per chi le scrive tutte quelle pagine su giornali anche importanti, che non legga nessuno. Nessuno le legge, perché guardate, io la campagna elettorale l'ho fatta andando nei mercati, nelle scuole, negli ospedali, nelle fabbriche, agli angoli delle strade, ai semafori, dovunque. Vi posso assicurare che non c'è stato una persona che mi ha chiesto: ma tu come la pensi per lo statuto del Partito Democratico a proposito della regola del segretario? Nessuno, nessuno. La gente vuole sapere cosa faremo per il lavoro giovanile, per l'emergenza casa, per i diritti delle persone, per in una città come Roma, per il traffico, per le strade, per le buche, per l'asfalto, per le scuole, per i libri, perché quest'anno se non interveniamo non ci saranno neanche i soldi per i libri, per le scuole dell'obbligo. Questo le persone vogliono sapere. Allora io sposterei il dibattito su questi temi che sono veramente i temi che il nostro popolo vuole sentire e vuole sentirli anche interpretati con una visione, lo dicevamo prima, di sinistra. Cosa pensiamo della scuola? Io penso che la scuola debba essere pubblica. Cosa pensiamo della sanità? Io penso che deve essere pubblica e non ne posso più di andare in un mercato e incontrare una signora che mi dice che ha una pensione di 500 euro al mese e che non riesce a fare la mammografia e che deve farsi prestare 300 euro per andare in uno studio privato. Io queste cose non le voglio più vedere, non voglio più vedere anziani che stanno sette giorni per curarsi una broncopolmonite in una barella di un pronto soccorso con la loro compagna, il loro compagno seduto per sette giorni in una sedia, non le voglio più vedere. È di questo che dobbiamo parlare, sono questi i problemi che le persone vogliono che noi risolviamo e noi, se abbiamo scelto nella nostra vita per un tratto o per un tratto più lungo o più breve di fare servizio nella politica, sono queste le cose che dobbiamo dire, sono questi sì e i no che dobbiamo dare. E una cosa su tutte, perché non si sente più parlare di legge elettorale? Perché non si sente più parlare di legge elettorale? Ma davvero vogliamo immaginare di portare il popolo italiano di nuovo a votare con questa legge? Ma ce lo siamo chiesti, perché diminuiscono le persone alle urne? Diminuiscono perché è chiaro, se io non posso scegliere, non posso premiare o punire un eletto con il mio voto, ma allora il mio voto che cosa vale, a cosa serve? E la legge elettorale secondo me è una priorità. Io spero che nei prossimi giorni il Partito Democratico lo dica con chiarezza: noi vogliamo fare una legge elettorale che restituisca ai cittadini la possibilità di scegliersi i propri candidati. È un fatto di democrazia che non può essere ignorato. Scegli che parte c'è in te, non perder tempo in bilico,
tra senso e spirito, scegli che parte c'è te.